È iniziata ufficialmente oggi la 3 giorni nel parco di Murata Gigotti di esercitazione militare Vardirex, guidata dal 9° Reggimento Alpini e dall'Associazione Nazionale Alpini, con la Protezione Civile Regionale e il Comune dell'Aquila, in concorso con la Prefettura e altre forze dell'ordine. L'esercitazione Vardirex è iniziata con l'allestimento dell'accampamento a Murata Gigotti, dove ci sarà anche un posto medico avanzato. Nella giornata di domani si concentrerà il lavoro vero e proprio con il media tour aperto anche alla stampa. Saranno diversi gli interventi di esercitazione svolti all'unisono dai partecipanti, relativi a diverse situazioni emergenziali che possono capitare, gestite in concorso, lo sgombero di un edificio scolastico in caso di terremoto, la gestione di un incendio e altro. L'obiettivo sarà rendere sinergica l'azione per essere sempre più efficienti in caso di calamità. È importantissima la presenza all'Aquila del battaglione Vicenza, un battaglione nato proprio in seno al 9° Reggimento Alpini, creato per la gestione delle calamità, comandato dal tenente colonnello Lorenzo Ribi.